La cattedrale di Salerno era gremita ieri sera in occasione della veglia di preghiera organizzata dalle aggregazioni laicali della comunità ecclesiale salernitana dopo quanto accaduto durante la processione del santo patrono della città. Intorno alle 20 ha fatto il suo ingresso nel Duomo l'arcivescovo Monsignor Luigi Moretti e la folla lo ha accolto con un lungo applauso. Accanto a Monsignor Moretti il vice sindaco Vavossa, il presidente del Consiglio Comunale Antonio D'Alessio, gli esponenti del PD Tino Iannunzi ed Alfonso Andria e diversi consiglieri comunali. La veglia presieduta dal vicario generale Monsignor Biagio Napolitano, che nel momento dell'adorazione eucaristica ha rivolto parole di speranza ai presenti. Ogni vescovo, ha detto ancora Monsignor Biagio Napolitano, rappresenta un apostolo come Matteo. Chi ha offeso pesantemente il Signore e anche chi non ha testimoniato il suo amore, ora è qui dinanzi ad un Cristo silenzioso, sputato, insultato, messo sulla croce, venuto per i malati e non per i sani, che dice a Maria, riferendosi a Giovanni, ecco tuo figlio. A questo popolo dovete portare perdono e riconciliazione. Vogliamo vivere questo momento di preghiera. Quali gli ingredienti della veglia perché veramente ci possiamo svegliare al nostro torpore e che la nostra fede, come quella di Matteo, nell'incontro con Cristo possa risplendere? Un grazie particolare è andato ai giovani che hanno organizzato la veglia di preghiera ed un invito a diventare apostoli missionari presso i loro coetanei e protagonisti del rinnovamento della nostra Chiesa.